Bene ragazzi, dopo una settimana in cui ci avete visto più che altro mangiare, 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 devo rientrare tra l'altro a regime. Adesso è giunto il momento della preparazione dei mezzi. Quando, come, dove, perché lo scopriamo insieme ovviamente in settimana che non voglio annoiarvi con le parlate, quindi per adesso dal parcheggio è tutto. Buonanotte, a domani. Allora, questa mattina intanto mi sono bloccata subito con la schiena e il collo. Ho fatto dei movimenti cacchio con la palestra, infatti ce la faccio un po' sbattuta per quello. E che forse non ho fatto il riscaldamento come dovevo farlo, non lo so, però mi sono fatta male, insomma, vabbè, adesso ho preso qualcosa, speriamo che passi. Detto questo, allora, abbiamo appena portato il camper qua nell'officina del papà di Nicola e di suo fratello, che domani dobbiamo smontare la distribuzione, che poi c'è un amico loro di famiglia che è meccanico e ce la fa mercoledì. Solo che Marco si chiama. Il ragazzo che deve farcela non ha molto tempo, quindi ci fa un estremo favore. Ci ha chiesto: ragazzi, io vi faccio la distribuzione, però voi fatemi trovare tutto già smontato, così insomma io ve la monto e dopo voi vi rimontate tutto e noi ne approfittiamo nel frattempo ovviamente per fare il tagliando. Abbiamo già comprato tutto quello che è necessario: filtro olio, filtro gasolio, filtro dell'aria, i cambi dell'olio, eccetera, eccetera. Quindi vi faremo vedere tutto questo. Intanto l'abbiamo portato già qua in officina. Adesso andiamo a prendere la furgo. Buongiorno. Questa mattina ci siamo svegliati nell'officina appunto del papà e del fratello di Nicola perché inizieremo a smontare per preparare appunto il terreno per l'amico di famiglia che ci farà la distribuzione domani mattina. Sì, adesso oggi è il compleanno anche dello zio Henry, quindi vero Dredd appena arriva, che sta per arrivare, che farà il lavoro insieme al papà, gli facciamo tanti auguri di buon compleanno, vero? Ragazzi, proviamo in una qualche maniera, metterò tutti i cavalletti, poi vediamo com'è la situazione. Vado? No, mai giù. È un déjà vu questo. Solita tecnica. Un'arca America 92616 sui cavalletti. Tengono. Quasi siamo a smontare un po' di roba, tipo coprimotore, ruota per agevolare Marco domani. Quindi iniziamo a smontare plastiche, pasticchine, batterie, tutto dalla parte della distribuzione, e così è un po' più facile per lui. Boh, raga, adesso stiamo dando una controllata sotto per vedere se è tutto ok. C'è una qualche perdittina di acqua da dei tubi che hanno cambiato, quindi si vede che hanno stretto troppo, hanno tagliato un po' il tubicino e perde una qualche goccia da questo qua sopra e da questo qua che scalda l'olio, vedi?
da qua prendo un po' di acqua. Ho stretto troppo, non lo so bene. E basta, adesso andiamo, c'è un po' di olio normale, questi motori normale, quindi c'è un po' di olio, adesso andiamo a pulire tutto con la nafta e poi lo lasciamo senza paramotore, così facciamo qualche giro, facciamo 2 o 3 giorni a girare con il camper e vediamo realmente se ci sono delle perdite importanti o solo trasudazioni così tranquille. E basta, mi sembra tutto ok. Allora, facciamo l'unboxing della roba che è arrivata. Agliasta motore, Motu 1040. 1040. Qual è quello del cambio? 1040. Vedi che ho preso tutto? Che mi diceva? Il cambio 80-90. Sì. Poliquido. Sempre Motu. Cinghia servizi. Gate. Distribuzione gate. Distribuzione gate. Pompa acqua. Pompa acqua. Quella che la Jenny non voleva prendere. Sì. Filtro nafta. Volevo risparmiare 80 euro. Filtro diesel. Filtro nafta. Filtro olio. Cos'è questa roba? Ma io ho preso tutto. Cos'è? Filtro aria, filtro olio e filtro gasolio ho preso. C'è? Questo è gasolio. Allora con me a 2 l'ora posto di gasolio. Avete fatto anche l'altra volta la distribuzione. Il tagliando. Questo è questa filtro aria. Filtro aria è quello, però mi sento piccolo. Non va mica bene. È lungo così di solito. Andiamo a vedere magari. Adesso lo smontiamo e andiamo a vedere. Ve ne vedo tutti i tocchi, eh. Andiamo a vedere adesso se è tutto ok. Che sembra che c'è un errore, vero Dredd? Sì. Vero Dredd? Sì, sembra di sì, non si sa. Ma adesso smontiamo la coppa dell'olio perché trasuda, c'è la guarnizione che è secca, brenda. Per fare i lavori proprio fatti a regola d'arte. Sì. Perché sì. Noi solo... Solo al meglio. Solo visto al che... meglio. L'altro era sfigato, questo qua è perfetto. Ok, questo lo chiamiamo è perfetto. Il top, come possiamo chiamarlo? Piove comunque. Sì, sì, sì. Camper bagnato, camper fortunato. Dietro no, era posto, davanti faceva cagare. Bon, quindi abbiamo preso anche la guarnizione della coppa dell'olio. Arriva oggi pomeriggio qua in azienda.
se questo lo allontani o lo avvicini, cambia la presa sugli ingranaggi. Sì, sì, è chiaro. E figa, se lavora male la si disfa. Ma adesso lo portiamo a casa, poi dopo lo metterai qua insieme ai tuoi pezzi. Dopo ci guarderai te. Ti conosce mezzo mondo, sai, Bonfo. Grazie. No, adesso se non lo spacca, se si spacca adesso. Butta via, Bonfo. Vendita adesso, Bonfo? No. La metterai in vendita? No. Cambiate idea? Buono, avete visto che siamo stati a casa, siamo stati lì da Bonfo, che ha guardato la furgo e ha detto che cosa c'è da sistemare. Allora, per le testine adesso le alziamo qua in officina perché non aveva il ponte per alzarlo, quindi bisogna che facciano le prove insieme al papà di Nicola, così adesso qua, e guardiamo se a livello di testine c'è qualcosa che non va, bisogna provarle, ha detto così. C'è la frizione da fare, qua quello era già, avevamo già capito, visto che saltellava. C'è il tagliando da fare, poveretto Mauri l'aveva fatto fare da qualcuno là, ma l'hanno preso in giro. Ci sono i filtri che sono messi veramente da panico e c'è da fare una bella pulizia del motore, perché ovviamente c'è un'incrostazione tra l'olio con la polvere rossa delle Canarie che è veramente brutale, e comunque sembra che l'olio lo perda dal coperchio del... non mi ricordo che cosa che ha detto. Comunque c'è solo una guarnizione, insomma, da cambiare per quanto riguarda quella perdita infima di olio che c'era. E basta, quindi queste sono le cose che, appunto, se vi ricordate, noi paghiamo quelli che sono i danni tra virgolette al camper che aveva al momento della vendita, e Mauri quello che riguarda il furgone. Il furgone, tra l'altro, c'è qualche problema di carrozzeria, che sono problemi che ci proviamo a risolvere da soli, perché in questi giorni che qua è piovuto forte, è piovuto veramente molto dentro, e c'è quasi il tetto, insomma, della furgo come se fosse staccato sostanzialmente, quindi adesso proviamo, nel momento in cui dobbiamo riverniciarlo, raschiando bene, vediamo che cosa si nasconde sotto. Buon ragazzi, Ramargo. Ora stiamo lavando, vedete tutti gli interni, stiamo preparando per i lavori anche la furgo. Ora stiamo andando a prendere la roba per fare domani l'impianto fotovoltaico sul camper, che è arrivata a casa dallo zio Harry, quindi dobbiamo caricarla sulla furgo e portarla nell'officina. Domani mattina abbiamo la distribuzione e nel pomeriggio faremo l'impianto fotovoltaico. Eccoci qua, adesso vanno a prendere... Oh, questa roba qui, tienla qui, che è roba che... è roba del camper, del vecchio. No, adesso quando portiamo qua il camper... Ci vedo dove l'ho dato. Facciamo la cernita, è la roba che dobbiamo caricare. È la roba che dovevamo buttare via. No, questo qui è tutta roba da tenere. È così, vediamo con il camper. Allora, come facciamo?
pasta nera per guarnizione della, della coppa d'olio. Com'è? Cosa? Il pannello? E il vetro? Vabbè, io Nicola non lo so. Figa. Parte. Così era. Così metti il vetro verso in giù? No. Ah no? Sì. Metti l'altra parte. Dopo... È sera, stiamo andando in un magazzino dove teniamo le nostre cose con Enrico che fa l'imbecille mentre guida, per andare a prendere del cavo elettrico. Vomito Henry tra un po'. Del cavo elettrico. E cos'è che andiamo a prendere? Fasto. Ecco. E niente, dopo se Dio vuole torniamo dal camper, andiamo a letto, che domani ci aspetta una giornata molto impegnativa. Buenas noches. Buongiorno, buongiorno a tutti. È già arrivato Marco per farci la distribuzione. Stanno bevendo un caffè là dentro. Io non ho il mio zucchero speciale qua dentro in camper, quindi sono venuto a bevermelo qua. Intanto Nicola gli sta chiedendo se ha dei problemi ad essere ripreso, spiegandogli che abbiamo un canale di YouTube. E vediamo che ci dice. Tanto mi mangio un pezzettino di torta. Mamma mia, che luce che c'è da. Nel frattempo Enrico questa mattina è andato a prendere delle ogive, delle cose che servono per fare l'impianto fotovoltaico che faremo oggi pomeriggio. Eccolo lì. Marco ha detto il trucco. Lavorava qua nell'azienda di, al tempo era di Nicola e di suo fratello e di suo padre, adesso Nicola fa altro come sapete, e lavorava qua anche lui come socio da quello che ho capito. Ma chi sta arrivando lì? Ma ciao con la nonna! Praticamente questa che tiene su albero motore è tutto un semicarte. L'albero motore è qua in mezzo, capito? Cioè tu vedi la bronzina della biella, che è questa, ma quella del motore c'ha il semicarter, e sti stronzi perdono sempre da lì. Però una volta che cambi questa, che è quella più, diciamo... Sì, perché avevo visto che... un po' slacchiano. Allora, adesso ci dobbiamo mettere un tappo qua sotto. C'è un tappo col crick. Sì, col crick, e poi molliamo il supporto. È troppo buono col cane. È buonissimo. C'ha un viso che... Si è già trovato. Boh. Adesso molliamo là sopra il supporto, che è in Spagna. Ci sta bene. Guarda, noi non siamo in Spagna perché praticamente frigo. Adesso viene fuori. Si è rotto un tubino. Che tubo? Allora, ma meglio perché per bevaccio perdeva sicuro da lì. Che tubo? C'è un tubino lì dell'acqua. C'è un tubino mezzo marcio. Sì, che questo era proprio mezzo marcio. Allora. C'era la riduzione da mettere qua? Lui ce li ha i punti di fase. Che sono qui. No, aspetta. Però il diesel cosa succede? Quando tu lo spegni, il diesel si ferma sempre in una posizione. Quindi te ne sbatti i maroni. È sempre in una posizione diversa, dici? Sì, ma se tu tiri giù la cinghia così alla brutta, non si muove niente, capito? Allora tu adesso lo segni con un pennarello,
segni con un pennarello dove fermo l'albero, fai dei punti di riferimento che lo segni, segni l'albero motore, segni l'albero cam sopra, la pompa del gasolio in questo caso, perché è la pompa qua in fase con il motore, e poi tiri giù a cinque. Quindi segno tutti gli ingranaggi. Segni gli ingranaggi, albero motore, albero cam e pompa. Quando hai segnato la pompa, la broccana e la brota, e sfidi la cinghia e metti su quell'altra, basta, fine. Ah, non ti devo bloccare neanche niente? No, non ti devo bloccare un cazzo. Pensa a te. Nei common rail è ancora più facile, perché la pompa ad alta pressione non è in fase, non c'entra un cazzo. Quindi nei moderni basta che segni la broccana e la bromotore e basta. Perché poi i denti della cinghia, se salti un dente da qualche parte lo vedi che hai saltato un dente. Poi fai i segni con pennarello, andiamo, mettiamo su quella nuova, poi gli facciamo fare due giri, vediamo se i segni sono tornati lì. Quello è è pennarello bianco, se ce l'hai. E poi qua il segno c'è già, guarda qua, vedi? Teniamo buono quel segno qua che c'era già, questo segno qua, eccolo qua. E questo è il nostro albero a chiammes. Ok? Boh. Poi segniamo l'albero. Devo segnarlo che lo vedo bene. Adesso devo segnare la pompa, che questo è una cosa importante. Quella lì che non si deve muovere. Per segnare la pompa non riesco a vedere un chiacchio. Ah, così, aspetta, forse questo lo facciamo. Chiamalo lì un attimo. Credo che sia più comodo. Te la fai stare lì? Sì, sì, di qua. Perché è questa che quando mettiamo sulla cinghia. Scatta? No, scatta. Se si muove un dente questa. È qua che dobbiamo andare. Bella Johnny, ce l'ho fatta. Va bene? Perfetto. Perché questa c'ha praticamente il cuscinetto che tiene la cinghia. Ah, che tiene tirata, cioè sono blocchi. Blocchi, perché c'ha sempre una molla, capito? Lo blocchi e poi poi ti puoi la cinghia. E poi la rimetti su subito, tac tac. No, beh, cambiamo i cuscinetti, perché sì, sì, sì. I cuscinetti vanno cambiati. Però serve adesso, intanto te la invio la cinghia. Quella è la roba. Allora. Eia. 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 No, ti dico, sì, la cinghia non era messa male, cioè, posto. Però sì, la distribuzione. Poi, sei tranquillo, una volta sì, fatta. Capito, una volta che la fai. Oh, no. Andare, cioè, è sempre un rischio, ecco, questo. Poi una cinghia che è nascosta, che non vedi, gli anni che ha, insomma. Questo è importante. Giuri, riesci a sfilarmela da sopra? Fammo cadere. La fai cadere giù. E poi. Minuta? Questo lo muovo. È un pezzo di plastica che non ho capito. Non ho capito se è un pezzo. Ah, c'è un pezzo di carta rotto questo qua. Sì, no, c'è che l'ha rotto un pezzo, te l'ho detto che con voi. Vabbè. Mi sono venuti 5 minuti. I 5? Riusciamo a tirarla via sta cinghia qua? Da qua non ci arrivo più. Adesso controlla che la cinghia nuova sia lungo uguale, perché ci sono due dentature qua. E poi abbiamo 1, 2 cuscinetti che adesso li cambiamo. E quelli dovrebbero aver dato insieme alla cinghia, giusto? Sì, hai preso il kit, no? Sì. Il kit distribuzione. Mi sembra. È lei? Sì, sì. Dovrebbero essere uguali. Il codice è DB.
Perché ce n'è un modello che ne è uno un po' più grosso e uno un po' più piccolo, a volte capita. Allora, questo è. Che se ne viene a controllare. Se no decide. Buongiorno, eh! Ciao Marco! Vedi cosa mi tocca fare? Stai bene di sotto? Sono stato assoldato! Così piccolino! Oh, da Dio, guarda! Ma ogni tanto ci vuole! Con le braccia corte. Quando ti dicono vai a fare un po' di ginnastica, pronti? Vai a fare Pilates, no? Yoga, fai la cinghia su un cric, poi dopo. Chi è che dopo fa? Poi alla sera dopo ci guardiamo. Madonna, è proprio comodo un chiesto, Venuto. E c'è un contorsionista. E qua che deve andare adesso. Ecco. E qua che deve andare. Boh. Andato, vero? Se lì non si è mosso, che è quella cosa più importante quella. Perché qua il giro di merda è qua. Ah, sta pure lì. Sì. E qua. Lì non si è mossa. Sopra ci sei? Sì, qua sopra sì. Allora, vieni un po' fuori. Con questa? No, aspetta. Vedi che lì è molla la cinghia? Qua? Sì. Mi dovresti dare un dentino, aspetta, eh. Aspetta solo un attimo, Marco, che prendo il cerchio perché io non ci arrivo. Oh, così ci arrivo meglio. Qua è lì che deve essere, la devo tirare, ma mi fai saltare un dente, capito? Capito? Tiro? Tiro? Ecco. Dovrebbe essere venuta. Non mi sbaglio. Se è antipatica sta cosa qua. Adesso controlliamo, Madonna, impecorata. Sono un po' chiaro. È un bel segno. Allora, va. Ecco, si è mossa. Allora, deve andare indietro. Cioè, questa qua pureggia qua, deve venire in su. Un dente. Fammi dare un dente. Boh. Eccolo lì. Tienila dentro là. Sì, sì, ce l'ho dentro. Ce l'hai? Tutta. Tienila lì giù lì. Vai. Ma perché devo sempre tirare le madonne? Anche se è il mondo visione, Ah sì? Sì. Quindi. No, dai, ma chi è quello che non bestemmia mentre fa ste robe? Aremma, in toscano. Okay. Aremma, oh hai ora. Mi serve un po'. Allora, fa una cosa. Vieni un po' fuori con la cinghia, un pochino, cioè me la tiri verso di me. Dai, coppa. Dai, calmo. Aieie. Ce l'hai fatta? Forse. Adesso dobbiamo controllare che sia tutto in fase. Sei in posizione, Giuli? Qua... La pompa è fuori. Va dentro, vero? Stai calmo. Il segno qua, vedi?
lì è rimasto a posto. Lì è a posto. La pompa è a posto, l'albero motore qua. Il segno che ho fatto io qua, vedi? Tac, è andato lui. È a posto. Noi siamo in fase, adesso mollo il 17 così il galoppino ti tiene tirato la cinghia. Lo mollo, tiriamo la cinghia, lì facciamo fare due giri e già sta. E qui c'è la cinghia. Adesso io lo mollo. Dopo una volta mollato lo lasci mollo? No, adesso lui una volta mollato, lui spinge. Gli facciamo fare i due giri? No, lo muovi, praticamente il motore gira in senso orario. Ora cosa fai adesso? Fai quel giochino qua. Vabbè, non dovrebbe... Quindi a stringere lui gira, in senso orario. Certo, giusto, senso orario, questo è tutto in senso orario. Ecco adesso io stringo un po'. Appena si muove, appena ecco, fa così, no? Che è in trazione. Lui... Sentimo qua che adesso è dura, senti? Il galoppino lì è già andato. Il galoppino è venuto avanti, anche che è venuto avanti quei 3 mm che è già non lo vedi. Adesso mi dai la 17. Adesso lo stringo. E facciamo i nostri due giri. Il galoppino è già a posto. Così. Il galoppino è già a posto, però lo stringo. Sì, 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 nel qua... senso è già a posto come tiraggio, come. Sì, perché. Si autoregola. Senti mo, la cinghia qua, sì, senti? Sì. Già. Deve essere così la cinghia. Adesso gli facciamo due giri. Dopo ci sono dei galoppini, per esempio, che hanno tipo un ammortizzatore loro. Nelle distribuzioni nuove hanno tipo un compensatore. Quindi una volta che hanno una freccia, hanno una fase, ci penso a loro. Questo qua invece gli devi dare tu una tensione, non troppo perché sennò fischia, se lo tiri troppo ci ferma. È la tensione giusta che fare questo gioco qua. E dopo ti faccio vedere. Nella parte più lunga, ci deve essere, adesso gira, viene fuori un po' d'olio perché sto girando il motore. Meglio, meglio, viene fuori tutto. Adesso un giro l'ho già fatto. Un giro abbiamo fatto. Facciamo un altro. Questa è una cinghia che fa 120.000 km. 120 ne fa? 120. Quindi via da zirare. 120.000 km, 8 anni, cioè... O 8 anni? 8 anni, sì. Credo che siano 8 anni. Allora. Qui ci siamo. Provo a vedere lassù se il segno combina. Qui sei in super fase. Le più in fase a un motore del padrone. Ah, questo è sicuro. Via. Perché devi mettere questo? Ah. E adesso io l'ho rimesso solo per girarlo a mano. Ah, ok. Dopo ci va sull'altra cinghia e. Adesso c'è poi il servizio. Prima c'è il carterino. Il carterino, cinghia di servizio. Era solo per vedere se era in fase? Sì, abbiamo. È una prova del 9. Per mettere in tensione. Cioè potevamo anche montarlo, però ad essere sicuri che abbiamo fatto il lavoro. Il lavoro fatto. Dagli bene. Una pulitina lì. Perché negli attrezzi di officina bloccano, sì. Metti su e sei sicuro. Qua non ce l'abbiamo, noi l'attrezzo. Noi abbiamo fatto sul crick. Noi abbiamo fatto per essere sicuri. Quindi certo. Pennarello. E via. Vecchio style. Vecchio style, esatto, come me. Bisogna andare a prendere il tubino della nafta che si è rotto qua dall'elettrauto. Adesso stai solo stringendo. Adesso finisco di stringere l'ultimo bullone che tiene stretto il cuscinetto e tiene stretto anche quel carter qua. Metto su la cinghia servizi e poi tiriamo sul motore. Dopo basta. Finito. Dai. Va, fermo lì. Ferma, non ti muovere. Amico mio. Andare in palestra! È andata? Check it out. Qui è scavi giù i truzzi gomme. Boh ragazzi, abbiamo finito. Tagliato tagliando completo, finito. Abbiamo messo su coperchio della distribuzione.
batteria, filtro, tutto. Già montato tutto, siamo a posto. Dobbiamo solo mettere, finire di mettere l'olio del cambio con l'antiattrito e basta. Lavoro motore più che a posto.